Ciao ragazzi, ben ritornati sul canale. Volevo semplicemente fare quattro chiacchiere con voi per discutere sul DJI Osmo Pocket 3 e la Insta360 Ace Pro, che sono, diciamo, i miei ultimi acquisti dell'anno scorso. E volevo farvi capire lo scenario o gli scenari nei quali preferisco questo agli scenari nel quale preferisco la Insta360 Ace Pro. Iniziamo con la DJI Osmo Pocket 3. La forma, onestamente, non mi fa impazzire perché è molto piccola, è sinceramente non invasiva. Se uno deve fare vlogging o cose del genere, sicuramente è più discreta di qualsiasi altra videocamera o fotocamera o qualsiasi cosa voi utilizzate. Però è forse, a mio avviso, fin troppo piccola per uno che comunque è abituato a usare delle videocamere, fotocamere. Questa può sembrare un giocattolo, nonostante la qualità sia, per me, per questo aggeggino piccolo, sia veramente incredibile. E qui lo ripeto, incredibile. È fantastica. Punto a sfavore: essendo così leggera, nonostante sia un gimbal, come potete vedere, che è stabilizzato, essendo così leggera, anche muovendosi il meglio o il più smooth possibile, l'immagine risulta sempre un po' ballerina, bisogna andare in post produzione a correggerla, eccetera eccetera. Però sinceramente è gran bel lavoro di DJI, perché in questo cosino piccolo ci hai messo veramente tanto. Potete vedere il video che ho fatto con la DJI Osmo per creare un effetto cinematico qua sopra. Sicuramente è una camera adatta al vlogging, perché assieme viene fornito sempre il DJI Mic 2. Quello che sto indossando è il DJI Mic o Mic 1, quindi per una soluzione di vlogging avrete video in alta qualità 4K fino a 120 frame al secondo. Pazzesco, funziona benissimo. Inoltre, cosa ha rispetto alle action cam che poi andremo a vedere, come la Insta360, DJI Action, GoPro, che comunque ti dà una leggera sfocatura dello sfondo, quindi il soggetto, cioè io o voi, sarete sempre a fuoco rispetto al background dietro di voi, che non è poco. Non sembra fatta col telefono, sembra di una qualità leggermente, perché non è una sfocatura eccessiva, però è quanto basta per una macchinetta, chiamiamola, per una videocamerina così piccola. Quindi, diciamo, con questa piccola videocamerina potete fare un sacco di cose, anche, come dicevo nei video precedenti, il product reveal, ovvero tu quando fai vlogging, tipo adesso, ma in questo momento, se io mettessi questo, al centro, andrebbe a fuoco, non con la videocamera che adesso, che non ha l'autofocus. Però diciamo, altri punti a favore sono, vabbè, il piccolo treppiede, la batteria extra che viene data, così avete sicuramente batteria sufficiente per girare, secondo me, più di mezza giornata. Inoltre, la qualità dell'immagine è a 10 bit e registra il log, in modo tale che voi abbiate una flessibilità maggiore in post produzione per la color correction o quant'altro. Quindi veramente in questo aggeggino hanno creato una piccola chicca. Basta, questi sono i punti, diciamo, che mi piacciono. L'unico punto a sfavore, come vi ripeto, per me è la forma, che non mi fa impazzire. Preferisco la Insta360 che andremo a vedere fra pochissimo. E vabbè, il fatto che non posso andare sott'acqua, chi se ne frega, tranne le action cam, nessuna videocamera può andare sott'acqua. Quindi vi dico, per me acquisto migliore dell'anno è stata questa. Tutti i vlog, tutte le cose veloci che faccio in casa o fuori, backstage, mi sto filmando tutti con questa, perché l'immagine è buona, è super versatile, è leggera, non è ingombrante e la puoi posizionare ovunque.
In più, microfonino, ti attacchi questa, vai a 50 metri, registra lo stesso l'audio perfetto e non si sente il livello di differenza legato alla distanza. L'audio penso che sia 32 bit float, quindi anche se voi urlate o vi svegliate in post produzione, avendo così tante informazioni potete ritenere comunque o riaggiustare i livelli senza che l'audio clippi, ovvero vada in distorsione. Ottimo acquisto del 2023. Sicuramente acquisterò la nuova versione nel 2024, perché se questa è già una bomba, la prossima di più. Passiamo alla Insta360 Ace Pro. Ragazzi, vi devo dire subito che in parte sono stato deluso dalla qualità dell'immagine, che non mi fa impazzire. Sarà che ha 8 bit, non ha un log, ma comunque diciamo un profilo flat con i colori un po' più smorzati, la saturazione. Quindi la DJI è 10 bit, questa è 8 bit. Però a parte questo, per una produzione social, Instagram è più che sufficiente. Però se vogliamo fare delle produzioni più alte, insomma, inizia a essere un po' tirata la situazione. Tuttavia, parliamo delle cose che mi piacciono un sacco, ma un sacco, ovvero la forma. La forma è leggermente più grossa di una GoPro, con questo schermino reclinabile per vloggare è semplicemente, e chiudiamo, fantastico. Riuscite a vedervi? Riusciamo a vederci tutti perfettamente, perché lo schermo è sufficientemente grande. Non c'è solo lo schermino qua davanti, ma c'è proprio uno schermo di 2 pollici e qualcosa. Super. Per quanto riguarda però la questione vlogging, è molto meglio la DJI Osmo Pocket 3, sia per una qualità di immagine, sia per la sfocatura che dicevo prima, sia perché la qualità audio che vi dà la DJI con il microfonino eccetera eccetera, questa non ve la dà assolutamente. Tuttavia ci sono altre cose che sto utilizzando, tipo questo multi mount, che è qualcosa di incredibile, veramente utile. Lo puoi mettere come ti pare, e questo fa il suo sporco lavoro sempre. Per esempio, adesso lo mettiamo in modalità gimbal e tu puoi andare a fare riprese per terra con lo schermo reclinabile, tu puoi fare qualsiasi cosa. Quindi l'action cam che non avranno lo schermo reclinabile dall'anno prossimo, da quest'anno, secondo me saranno un po' indietro da questo punto di vista, perché la Insta360 ha fatto veramente un gran lavoro a mio avviso con questo multi mount. Aggancio sgancio magnetico, tac, si sgancia, e tac, si aggancia, semplicissimissimo. Volendo, se uno vuole utilizzare questa camera per fare vlogging, consiglio di acquistare l'accessorio che va montato a lato, magari ve lo linko in descrizione. Ah, questo va tirato via, che se no non smonta. Nel quale possiamo attaccarci un nostro microfonino esterno, e voilà, ci siamo creati una situazione che ci consente di fare dei vlog con audio di qualità. Mi raccomando, comprate un microfonino piccolo, perché sennò, essendo una action cam, quindi grandangolare, la focale molto ampia, si vede a lato. Anche di questa action cam potete vedere il video cinematico, comunque un tentativo che abbiamo fatto, sempre penso qua sopra, che compaia qua sopra. Una cosa che non mi piace di questa camera, un'altra cosa, è il fatto che per stare a fuoco, adesso cercherò di dimostrare la lunghezza, per stare a fuoco con questa action camera, la lunghezza praticamente è questa, ovvero devo distendere lo stick o il multi mount al massimo, se no sono sempre un po' il mio volto fuori fuoco, perché ha un fuoco a
tot distanza, non mi ricordo quanto, però se voi tenete qua siete fuori fuoco, siete sempre un po' sfocati, dovete stare belli lunghi e bene distesi. Indi, per cui potete prendere un magnificatore d'immagine, comunque sono usciti adesso, dove vi dà un aumento dell'immagine di 2, 4, 8, perfino 10 volte. Bisogna valutare se ne vale la pena o no in quanto è un action cam, quindi sinceramente per il vlog lo potete fare, ha un 8K super definito che io non uso perché cacchio serve l'8K action cam, neanche la Blackmagic, la Blackmagic arriva a un 6K, la GH6 con la quale sto filmando adesso 5.8K open gate, ma qua in una action cam 8K, ok, posso magari fare un reframe verticale, orizzontale, però la vedo un file pesante, difficile da lavorare e abbastanza inutile su una action cam. Cosa mi aspetto l'anno prossimo dalla Insta360? Che comunque possano avere una qualità video più alta, almeno 10 bit, con un log o qualsiasi cosa loro vogliono per avere una post-produzione migliore per quanto riguarda la parte della color, perché comunque si è abbastanza limitati. Punto a favore, action cam, la mettete dove volete, la staccate, la mettete nel frigorifero, la mettete in una scatola per fare il reveal di qualsiasi scena, fantastica, cosa che le altre cam non possono fare, quindi almeno una action cam per videomaker io la consiglierei per avere una creatività maggiore in situazioni un po' diverse. La cosa fighissima sarebbe avere la combinazione di queste due, una action cam che già è stabilizzata, per l'amor del cielo non serve uno stabilizzatore, però se fosse stabilizzata ancora di più con un mini gimbal che avesse la qualità colore della DJI, la qualità di definizione della DJI, sarebbe veramente la mia camera preferita, perché io adoro la forma, mi piace un sacco la grandezza, penso che sia perfetta e in futuro sicuramente avremo la possibilità di vedere camere del genere. Per quel che mi riguarda, ragazzi, è tutto, sono soddisfatto, spero che uscirà la Action della DJI, la Osmo Action 4 è uscita, quindi uscirà penso la 5 a settembre o prima, con schermo flippabile, ed è un leggero focus sul volto, quindi una possibilità anche di fare vlog con queste action cam, perché comunque sono veramente comode, sono bellissime, e se riuscissero a combinare la ergonomicità con la funzionalità, perché ormai il vlog è diventato qualcosa di veramente veramente, come si dice ragazzi, veramente il vlog è dappertutto, comunque non so perché non ci sia un'opzione vlog, tu attivi l'opzione vlog, ti dà questa possibilità di focalizzarti sul volto, sfondo sfocato, oppure modalità action, tu accendi sta cacchio di action cam e hai la grandangolare, tutto horizontal lock, bla bla bla, tutte queste cose che sappiamo già. Mio desiderio, spero che in un futuro arriverà, io la comprerò perché mi piacciono ste cosine, e quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video, non so quando sarà, ma ci sarà, e io vi aspetto qua.